dobbiamo prima di tutto aspettare la formazione del governo. Facciamo un applauso alla prima corsa. Perché dalla formazione del governo capiremo se rimangono in campo sia Fontana che Moratti, e questo ovviamente è importante per noi. È la prima corsa, all'arrivo state a seguire, nella vostra corsia, bisognerà riflettere su che alleanze ai vostri posti. E a seguire bisogna riflettere se primarie sì, primarie no. Perché se devono essere primarie solo del PD, ragazzi, forza! È chiaro che hanno un senso molto diverso. Quindi fa bene Marana a tenere attivo il dibattito, ma io penso che fino alla formazione del governo non si debba fare nessun passo. Ha sentito Del Bono per caso? Sì, l'ho sentito ovviamente. Con Del Bono avevamo anche dovevamo parlare anche di 2A2A, era un incontro anche per verificare, sapete che andiamo verso il rinnovo dei vertici o la riconferma dei vertici nella primavera prossima. Ma Del Bono ha sempre disponibilità a correre, poi è una persona con grande garbo che si mette in servizio e alla fine il suo messaggio è: se il partito decide di fare primarie, di puntare con quattro, io non contesto, ma sono a disposizione. Un atteggiamento veramente encomiabile.